Ciao raga, mi trovo su Monte Baldo finalmente. Dopo 3 settimane di fermo causa maltempo, oggi ho deciso di venire qui su Monte Baldo e andrò alla conquista del Monte Altissimo. La partenza del trekking di oggi sarà qui da Rifugio Graziani, adesso voi non lo vedete ma è qua di fronte a me. Il trekking non dovrebbe essere difficilissimo, però questa volta ho deciso che bivaccherò in tenda. Quindi amici, gambi, spalla e andiamo a far fatica. Quello, rega, è il lago di Garda. Adesso mi manca poco per arrivare a Rifugio Altissimo. Quando arriverò lì, spero che la foschia se ne vada almeno per un bel po', così posso godermi il panorama che c'è qua, che è veramente fantastico, magnifico. Mi serviva venire qua. Cambi spalla e andiamo a far fatica. Raga, c'è un botto di gente oggi, immaginavo che ci fossero un po' di persone, però così tante no, proprio no. E dove sto andando io c'è un po' di buio, questo sta a significare che non c'è poi così bello. Meteo parlando, va bene dai, intanto godiamoci il sole che c'è qua e adesso là sotto tra un po' dovrei vedere il lago di Garda. Visto raga, questo qua dietro di me è il lago di Garda. Adesso dai, andiamo su che forse dalla cima si vede meglio, meteo permettendo, gambe spalla e andiamo a far fatica. Raga, sono arrivato al Rifugio Altissimo, adesso ve lo faccio vedere e la prima cosa che farò appena arrivato lì, chiederò una birra perché ho sete. Raga, non vedevo l'ora di venire qua, mi sento veramente già sollevato, mi sono liberato già di un po' di pesetti che mi portavo sulle spalle da qualche mesetto. Adesso mi guardo attorno e cerco un posto dove piantare la tenda, probabilmente la metterò qua dietro dove c'è la chiesetta. Un po' mi dispiace perché mi perdo l'alba di domani mattina sul lago di Garda. Ma tra l'altro qua non ci sono spiazzetti erbosi dove piantare la tenda, c'è solo roccia, è l'unico posto, è lì dove c'è la chiesetta. Mi dispiace, devo dire la verità, un pochettino mi dispiace. Adesso magari mi guardo ancora un po' attorno, ma temo che dovrò metterla lì. Ci vediamo dopo. Raga, alla fine ho messo la tenda qua vicino alla chiesetta. Vabbè, pazienza. Però dai, forse sono un po' più riparato anche dal vento che ci sarà questa notte. Adesso finisco di sistemarmi, mi rilasso un po' e questa sera andrò a cenare qua a Rifugio Damiano Chiesa. Ci vediamo più tardi. Peccato amici che c'è parecchia foschia, confido nella giornata di domani, all'alba di domani, ovvero sperando che questa foschia fastidiosa se ne vada via e riuscire a farvi vedere meglio il panorama che si può gustare da qua, perché è veramente fantastico, meraviglioso. Sono le 7:20, adesso sta calando il buio. Quindi pian pianino mi porto verso
il rifugio Damiano Chiesa, che sta proprio qua ai piedi della cima del Monte Altissimo. Ceno da loro, avrei anche un bel po' di fame e ho appena visto anche una marmottina, quindi vicino alla mia tenda c'è la tana di una marmotta e ci faremo compagnia stanotte. Adesso, come detto, mi porto verso il rifugio e ci vediamo domani mattina. Non esiste un motivo per cui vado in montagna. È come se fossi una batteria ricaricabile. E quando vengo qua, che sono scarico, la montagna sa darmi tutta l'energia che mi serve per poi affrontare di nuovo una settimana di lavoro o una giornata importante. Non c'è un motivo in particolare. La montagna mi chiama e io semplicemente rispondo al richiamo. Vengo qua, la rispetto, faccio il mio trekking, bivacco con la mia tenda e mi godo il panorama. Il paesaggio che mi sa donare la montagna è un paesaggio unico. La stessa sa anche svuotare il mio corpo da tutti i pesi che mi trascino da molto tempo. Ritorno a valle e mi sento una persona rinata. Mi sento diverso. Sto bene con me stesso e sento che starò bene anche con gli altri. La natura sa stupirmi ogni volta che io vado